La pulsatilla è una pianta dalle diverse proprietà che solamente negli anni recenti è stata scoperta e studiata in ambito farmacologico. La famiglia contiene diverse specie erbacee e perenni. E alcune varianti sono utilizzate da tempo nella società cinese per le proprietà disinfettanti e antipiretiche. Si tratta di una pianta particolarmente usata nel mondo occidentale per i trattamenti omeopatici di diversi disturbi e malattie più o meno gravi. Come per tutti i farmaci e rimedi naturali, occorre però prestare molta attenzione alle peculiarità della pianta, allo stato di salute di chi lo assume e alla patologia. Diversi studi hanno infatti appurato che se da un lato la pulsatilla può avere effetti benefici per alcune patologie, dall'altro può essere particolarmente dannosa per l'organismo umano. La pulsatilla è anche chiamata erba del diavolo. Forse a causa dei suoi rischi per la salute. Innanzitutto, l'erba del diavolo è ricca di anemonina, dalle alte proprietà antispasmodiche. E si può quindi utilizzare per il trattamento di diversi disturbi. Una seconda proprietà della pulsatilla è quella antibatterica e antibiotica, dovuta alla presenza della protoanemonina. Le proprietà antispasmodiche rendono la pulsatilla una pianta ideale per contrastare disturbi dell'apparato digestivo, quali gonfiori addominali, bruciori di stomaco e problemi alla digestione. Per lo stesso motivo è utile assumere l'erba del diavolo in caso di emicranie e soprattutto in caso di dolori mestruali. La pulsatilla trova infatti un grande impiego nel contrastare dolori tipici dell'apparato genitale femminile. Le proprietà analgesiche tendono ad alleggerire crampi ed emicranie che precedono e accompagnano il ciclo mestruale. Da non sottovalutare gli effetti benefici della pulsatilla sull'apparato respiratorio affetto da asma e bronchite. E sul sistema nervoso per combattere ansia, depressione e insonnia. Dalla tintura madre di pulsatilla si ricavano diverse diluizioni più o meno concentrate, a seconda dell'uso. Una concentrazione più bassa è consigliata per il trattamento di disturbi leggeri e saltuari, mentre un dosaggio massiccio è consigliato per disturbi cronici. Prima di assumere la pulsatilla, è raccomandato rivolgersi al proprio medico curante o omeopata per concordare il corretto uso e dosaggio. La medicina omeopatica consiglia di assumere i granuli di pulsatilla 20 minuti prima dei pasti, facendoli sciogliere sotto la lingua. In caso di disturbi dell'apparato circolatorio o influenza, sono consigliati 3 granuli 2 volte al giorno. Per disturbi del sistema nervoso, 3 granuli con alta concentrazione, una sola volta, durante la giornata. La pulsatilla è disponibile sul mercato sotto forma di granuli, fiale, gocce e spray nasali. La pulsatilla può essere assunta anche tramite tisana, soprattutto in caso di dolori mestruali. Una bevanda calda e rilassante con proprietà antispasmodiche è infatti un ottimo rimedio contro crampi e cefalee e può sostituire farmaci chimici. Per preparare la tisana occorre dotarsi di 250 g di acqua minerale non gassata, 5 g di pulsatilla, 5 g di artemisia, 5 g di ortica bianca e miele a piacimento. Lasciare le erbe in infusione, in acqua bollente, per qualche minuto. Colare e dolcificare a piacere. Le proprietà antispasmodiche della pulsatilla la rendono la principale alleata di disturbi, quali emicranie e dolori mestruali, che penalizzano la vita quotidiana. Proprio le stesse sostanze che forniscono benefici all'organismo sono le prime cause dei possibili effetti indesiderati dell'erba del diavolo. Se assunta in dosi eccessive, la pulsatilla può infatti generare effetti tossici e gravemente pericolosi per l'uomo. Se si supera il dosaggio prescritto dall'omeopata di fiducia, è possibile manifestare disturbi all'apparato digerente, quali vomito, diarrea e gastroenterite.
ma sono anche stati riscontrati episodi di sangue nelle urine. Gli effetti indesiderati possono inoltre causare gravi disturbi all'apparato cardiocircolatorio e deficit cardiaci. In caso di ipermenorrea, mestruazioni abbondanti, la cura con pulsatilla è sconsigliata, in quanto la sua assunzione aumenta il flusso mestruale. L'assunzione di pulsatilla è vietata durante la gravidanza, perché potrebbe causare malformazioni al feto. Si consiglia di consultare il medico curante o l'omeopata prima di iniziare i trattamenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.